Puntata numero 2 del Decluttering, ci occupiamo degli occhi. Ciao, io sono Laura e oggi facciamo la seconda puntata del mio decluttering di inizio anno, che arriva con un po' di ritardo, ma non ci preoccuperemo di questo perché abbiamo da preoccuparci di un sacco di altre cose che sono qui sulla scrivania davanti a me. Ho fatto già il decluttering dei prodotti viso e lo trovate già caricato sul canale. Mi vedete vestita uguale perché in realtà io sto registrando tutto insieme, anche se poi vedrete i video spezzettati. Oggi, come dicevo, ci occupiamo degli occhi, che è un po' la categoria che mi preoccupa di più, perché il mio obiettivo era quello di diminuire di almeno il 10% la mia collezione make-up dal gennaio 2023 al, diciamo, gennaio 2024, anche se ormai abbiamo passato gennaio. E la categoria delle palette è forse cresciuta un po' troppo. Come dicevo l'altra volta, mi ha un po' fregato. Ci sono due fattori, diciamo, che hanno fatto sì che la mia collezione di palette siano tre fattori che hanno fatto che la mia collezione di palette crescesse un po' più di quello che avrei immaginato. Il primo è che non facendo, facendo avendo messo un no buy su alcune categorie viso, fondotinta, correttori, illuminanti e bronzer, questo ha fatto sì che poi io volessi, se volessi sfogare, quando ho voluto sfogare la voglia di acquistare, mi sia dovuta, diciamo, rivolgere ad altre categorie, e la palette si sa che si presta molto a essere una cosa consolatoria. E la seconda cosa è che ho voluto provare dei nuovi brand, soprattutto dei brand indipendenti che mi mancavano un po', provare delle formule nuove, e questi nuovi brand indipendenti che fanno formule duo, croma multicroma molto belle, quindi avevo proprio voglia di provarle. E poi la consapevolezza che le palette non finiscono, ma semmai scadono, e questo mi ha dato in realtà una tranquillità, un po' troppa tranquillità, perché l'idea di comunque, anche concentrandomi su una sola, mettiamo, l'idea di non riuscire comunque a finirla, mi ha dato quella serenità che mi serviva, di dire: ok, posso comprare questa cosa, la posso comprare, sono consapevole che tutto ciò che compro in qualche modo scadrà e quindi dovrà essere declatterato, a un certo punto non potrà essere finito. Però questo, per una che declattera e cerca di voler finire tanto, in realtà è stato un po' un pensiero liberatorio, e quindi ha portato però a un eccesso, che è quello di aver comprato un sacco di palette, avere in questo momento un sacco di palette in collezione. Ma lasciamo da parte tutto questo e andiamo invece a vedere quanti sono i prodotti che ho e quali sono i prodotti che ho in ciascuna categoria che riguarda gli occhi, a declatterare qualcosa, perché secondo me ci sarà qualcosa da declatterare, e a vedere insieme, a fare questa sorta di inventario che io ormai già dall'anno scorso faccio in questa maniera, faccio decluttering inventario insieme. Quindi adesso andiamo con la ripresa dall'alto, delle mani. Delle sole mani, e vediamo che cosa ho combinato quest'anno. Allora, eccomi qui con la solita ripresa dall'alto. Partiamo subito con la prima categoria, che è quella dei primer occhi. Inserisco in questa categoria questi due prodotti. Questo è il famoso Paint Pot di MAC nella colorazione Soft Ochre, che sarebbe un ombretto,
prodotto in pratica, ma io lo uso prevalentemente come base per tutti quegli ombretti che sono un pochino più secchini. E poi ho il primer NARS, che invece è un primer per gli ombretti, quelli un pochino più cremosi, che sulla mia palpebra non durano praticamente niente. Sono gli unici due prodotti che ho. Io in realtà l'anno scorso mi ero decisa a smettere di comprare questo tipo di prodotto, invece poi mi sono ricreduta perché questi due in effetti mi fanno funzionare il trucco molto meglio. E tant'è vero che se l'anno scorso ne avevo uno solo, adesso di questi prodotti, di questi primer, ne ho due. Poi passiamo, vi anticipo subito che le palette le faremo per ultime. Allora, gli ombretti liquidi che ho sono questi due. Anche questa è una categoria che è cresciuta e che avevo deciso di non ricomprare. Però questo mi è arrivato nel calendario di Stylevana. Questo l'ho, diciamo, voluto comprare per provare, per testare House Lab Laboratories prima del rebranding. Fatto sta che ne ho due e l'anno scorso ne avevo zero, quindi qui anche siamo cresciuti un pochino. Poi, ma questi li tengo perché sono anche nel mio progetto smaltimento di quest'anno, quindi va bene. Gli ombretti stick non ne ho più, non è un prodotto che ho ricominciato a comprare, non ho rivalutato, quindi niente. Pigmenti liberi, ne avevo 5 e me ne sono rimasti solo 3, tra cui quel MAC Naked è quello che è nel progetto smaltimento e che quindi conterei di finire quest'anno. Invece gli altri due sono il famosissimo Blue Brown e Melon, due bei pigmenti. Io questi purtroppo li uso meno di quello che meriterebbero, però fatto sta che è così. Vediamo come andrà quest'anno, magari provo a inserirli a un certo punto nel progetto smaltimento. Comunque ne sono rimasti 3 ed erano 5. Mascara, ne avevo 3. Mascara è andata un po' peggio quest'anno, ma no, in realtà è solo una questione contingente, nel senso che ho il Subliminal Volume 2.0, ex Volume 2.0 di Astra, che se mi seguite un po' sapete che ho sempre almeno ne ho sempre almeno uno di riserva, e infatti questo è chiuso. E dicevo, è una situazione contingente perché in realtà questo è sempre trovato nel calendario di Stylevana. È un mascara marrone che non mi piace, poi io i mascara marroni proprio non li uso. Di Romand, credo si chiami il brand. Contingente nel senso che questi due io li avevo aperti insieme, in realtà sono tutti e due quasi finiti. Penso che avranno, no, penso qualche settimana al massimo ancora di utilizzo, e quindi in realtà se l'avessi fatto ancora più tardi sarebbero stati di meno questo video di decluttering inventario, ma noi ci atteniamo alla fotografia che facciamo in questo momento, quindi sono 4, uno in più rispetto all'anno scorso. Le matite occhi sono troppe, già ve lo dico, qui andrà via della roba. Allora, io le matite occhi sono un prodotto che di fatto utilizzo pochissimo, quasi zero. Quelle che ho utilizzato di più, allora, l'unica che utilizzo praticamente a ogni trucco è la matita color carne, che io metto come base per l'illuminante all'angolo interno dell'occhio. Questa è Dior Makeup, veramente un'ottima matita occhi, mi piace moltissimo. Quella che, come si vede, ho utilizzato di più è questa matita nera di, non mi ricordo più il brand, color caramel forse. Vabbè, questa tenterò di finirla quest'anno e ho un backup di matita nera, anche se di questa mi hanno parlato malissimo, di puro bio, ma va bene. Queste sono quelle che ho, quindi le terrò. Due new entry sono queste due che arrivano di nuovo dal decluttering di Claire, anche nel video scorso abbiamo, e anche nel prossimo video forse, no, mi sa nel prossimo no, ma nel video scorso avevamo già visto degli altri prodotti che arrivavano dal suo decluttering: una matita di Melt, una matita di Makeup Forever, entrambe molto belle, una marrone e una più, diciamo, prugna. Belle, molto belle. Queste sono
praticamente nuove, quindi le tengo. Quelle che vado sicuramente a declatterare sono queste due, non perché non mi piace la formula, anzi, sia il tattoo liner è un'ottima formula, sia il Master Drama anche è un'ottima formula, ma io queste non le uso. Mi devo rassegnare al fatto che non le uso. Hanno un sacco di anni, questa roba che va negli occhi non può essere tenuta così tanto, e quindi queste due vanno via. Ho il dubbio se tenere questa 24 ore waterproof di Deborah marrone, che è una bella formula, vediamo un po'. Allora, mi sembra abbastanza diversa dalle altre, le voglio dare una chance e proverò a tenerla. Quindi, in sostanza, le matite che mi sono rimaste sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E erano 6 anche l'anno scorso, quindi va bene, qui siamo rimasti più o meno sostanzialmente invariati. Eyeliner liquidi non ne ho, o gel non ne ho, erano 2, sono 0. L'eyeliner è un prodotto che non uso, quindi è inutile che io continui a prenderli. Avevo 4 cake liner l'anno scorso, quest'anno ne è rimasto uno solo, che è questo qui di Laura Mercier, un ottimo prodotto, anche questo lo uso molto poco, molto meno di quello che meriterebbe, e l'ho inserito nel progetto smaltimento per i 10 utilizzi proprio per questo motivo. E comunque l'ultimo cake liner che mi è rimasto l'anno scorso erano 4, e idem l'anno scorso erano 5, ne è rimasto solo uno, glitter, la palette glitter di Nabla. Questa è la Miami Lights, anche questa in smaltimento, la vorrei finire. Sono degli ottimi, ottimi glitter, però come vi raccontavo, non mi ricordo più in quale degli ultimi video, in realtà io questo è un prodotto che uso molto di meno da quando ho scoperto i brand indie che non hanno bisogno di spinta in più rispetto allo sbelluccichio, e quindi tendo a usarla molto meno, per cui tenderei, se riesco, a non comprarne più. Comunque erano 5 l'anno scorso, adesso è diventato 1. Altro, l'unica voce di altro che c'era l'anno scorso e che è rimasta anche quest'anno è il glitter primer di NYX. Anche questo, non utilizzando più i glitter, è una cosa che tendo a utilizzare di meno, anche se può essere d'aiuto anche per intensificare, diciamo, gli shimmer. Quindi questo rimane nella collezione, anche se dovrei in qualche modo fare attenzione, perché si tratta di un prodotto che ha un po' di 6 mesi e sarà aperto da non so più quanti anni. Ce l'ho scritto, ma non lo voglio andare a vedere perché mi imbarazza, e quindi diciamo che sarebbe da togliere, però per ora rimane, ed è l'unico altro che c'era. Passiamo alle palette, finalmente. Palette piccole. Allora, arbitrariamente ho deciso che le palette piccole sono quelle che hanno meno di 9 ombretti. Sono le uniche che mi sono rimaste sono queste. Allora, cominciamo dal pezzo grosso. Ho deciso di declatterare questa palette di Kaleidos, non perché non la trovi più valida, anzi è stupenda, è molto bella, ma io non la uso più, non mi viene più da prenderla, e vorrei provare a darla a qualcuno che magari ne può fare un uso maggiore, migliore, magari qualcuno che non ha mai provato brand indipendenti. Quindi adesso questa la cercherò di regalare a qualcuna delle mie amiche. E tengo più perché, come la vedete distrutta, perché è un'altra delle cose con cui gioca mia figlia, e quindi la tengo solo per questo. La palette di Disney, The Jungle Book, Disney in collaborazione con Beauty Bay. E gli ombretti di Beauty Bay mi piacciono molto, però questa non è sicuramente una storia colore che mi si addice. Colori pastello, colori freddi, colori fumosi, è tutto il contrario di quello che mi si addice di solito. Però, come dicevo, la tengo perché a mia figlia piace, cioè, piace giocarci, e quindi è una cosa che gli do senza troppi pensieri, perché veramente il costo è irrisorio, ed è una cosa che secondo me adatta un po' in qualche modo a una bambina. Ero molto indecisa, devo dire, se declatterare queste.
Anzi, no, queste le guardiamo dopo, perché sono ombretti singoli, le considero ombretti singoli. Quindi l'unica altra palettina piccola che ho è questa qui di Rabanne che tengo perché è una palettina che davvero è carina. Un metal e uno glitter praticamente shimmer, molto carina e la tengo volentieri. Quindi diciamo che le palette piccole sono diventate due, da che erano cinque. Andiamo ai singoli, agli ombretti singoli che ho, che sono questi. Li ho rimessi, riarrangiati in una certa maniera, che è questa. E come vi dicevo, sono molto indecisa sul da farsi perché queste palette io le uso davvero poco. Mi servirebbe e le vado a cercare molto poco. Questi quadrati più grandi che vedete sono di Inglot. Li vedete? Li vedete? Ok, sono di Inglot. Questi sono di We Makeup. Qui c'è Ean e qui c'è MAC. Sono molto indecisa. Io credo che MAC andrà via perché non li uso, è inutile che me li tenga. Sono tentata di metter via anche questo, anzi, lo metto via sicuramente. Metto via gli shimmer, li do via, li tolgo da qui, li declattero. Gli shimmer di Inglot perché non sono i miei preferiti. Dopo toglierò anche questo, mi serve una calamita per toglierli perché sono magnetici abbastanza duri. Proverò a tenere ancora i matte perché in realtà la formula dei matte di Inglot mi piace parecchio. Questo vedete si sta rompendo, quindi questo pure forse sarà il caso che vada. Sì, allora facciamo così. Diciamo che quelli che rimangono di fatto, fatemi vedere questo, fatemi swatchare questo che non sono sicura. Ecco, questo ormai praticamente non scrive più. Questo lo tolgo, quindi in pratica i singoli che mi rimangono sono i 6 di We Makeup, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, sono 15 in tutto, erano 58, quindi una bella riduzione. Ok, questi poi li sistemo bene e li metto a posto dopo, perché passiamo al pezzo grosso, a quello che veramente c'è da attendere di più, ed è quello delle palette occhi. Allora, ve le faccio vedere una alla volta così come capitano. La Rust di Melt rimane una palette stupenda, davvero la formula di Melt mi piace moltissimo. Queste palette non sono abbastanza vecchie, diciamo, da meritare un decluttering, e quindi vi metto subito insieme tutte le palette di Melt nuove e vecchie, che sono questa, la Rust, la Muerte, la Vida, che finalmente sono insieme, e le due, il bundle Gemini e Gemini 2. Queste due sono nuove, sono stupende. La Rust anche è una qualità meravigliosa, stupenda davvero. La Vida mi piace molto. L'unica palette di Melt di cui non mi piace moltissimo la formula è questa qui, la Muerte, proprio che ho tanto desiderato. Non mi piace la formula perché è più difficile da lavorare rispetto alle altre, e soprattutto perché va molto nelle pieghe del mio occhio, non tanto perché sia cremosa, anzi, tutt'altro, abbastanza secca come formula, ma è talmente pigmentata che diventa poco sottile e quindi tende a fare le pieghe nei punti in cui appunto l'occhio si piega di più e quindi rimane più brutto. Ovviamente la tengo lo stesso perché è arrivata da meno di un mese e quindi rimane. Rimangono anche queste, io temo forse rimarranno tutte. Adesso vediamo un attimo. Rimangono anche le due di Pat McGrath, la 2 e la 5. Non mi ricordo mai. Allora, questa è la Mothership 2 e invece questa dovrebbe essere la Mothership 5, sì. Bellissime, mi piacciono tanto, io mi ci trovo tanto bene con questi ombretti.
palette, anzi vi dirò che vorrei aggiungerne un'altra di palette alla mia collezione di Pat McGrath. Queste sicuramente rimangono, così come rimangono le due Pat McGrath, diciamo collezioni natalizie che posseggo. Questa è la Celestial Nirvana, tutta bella coloratina, che sto usando proprio in questi giorni, molto bella. E la più nuova, che è la collezione di Natale di quest'anno, che è questa qui, bellissima. Questa. La tengo tra le palette. Viso, tra le palette occhi e non tra le palette viso, nonostante ci siano i due blush, perché ha più ombretti che prodotti viso, e perché io la uso prevalentemente sugli occhi, anche se poi non disdegno utilizzare anche i due blush, che sono veramente anche quelli di buona qualità. Quindi queste rimangono. Poi un'altra cosa che è entrata di recente nella mia collezione, sempre dal decluttering di Claire, è questa qui, che è la palette di corde rosa di Sigma. La sto testando, ma vi devo dire che la formula mi piace e che quindi rimane con me. Rimane anche la Dreamy 2, questa è una delle mie palette preferite di sempre. Sento che è un po' invecchiata, nel senso che la storia colore chiaramente è meno innovativa di altre cose che ho, o forse per me è già molto nota e quindi meno attrattiva per questo, però mi piace tanto. Questa non è una palette facile da utilizzare, però è una palette che performa molto bene sul mio occhio. Passiamo adesso, sono rimasti solo i prodotti che sono di brand indipendenti. Questo è Glam Shop, ci sono questa la considero una palette singola, una palette grande anche se di singoli, perché per me è sempre stata pensata tutta insieme. Scusate, sto cercando di ripressare questo ombretto. Sono degli ombretti molto delicati, forse alcuni andrebbero declatterati, però ancora non me la sento, perché questo è stato veramente il mio primissimo approccio. Scusate, non lo vedevate bene. Il primissimo approccio agli indie brand. C'è un video su Glam Shop sul canale, il primo della serie alla scoperta degli indie brand. Non me la sento di toglierla, anche se appunto alcuni si sono un pochino rovinati e saltano. Sono già di natura sono delicati, ma sicuramente il fatto che hanno penso un anno e mezzo, credo, di certo non aiuta, però questa ancora non me la sento di toglierla. Ci tengo il fazzoletto perché cerco di farli muovere il meno possibile, che altrimenti mi si muove troppo. E allora partiamo dalle formule che mi piacciono di più tra gli indie brand, poi piano piano ve li farò vedere tutti un po' più nel dettaglio. Bellissima la formula di Laminatrix, questa è la Sugar and Spice, ha dei bellissimi shift proprio belli belli, e questa rimane, è una bella palette. Forse non la mia storia colore perfetta, perché di nuovo ci sono molti colori freddi che sul mio occhio non stanno bene, però sono belli, quindi niente. Mi piace molto la formula di Clarity Cosmetics, questa è la Lily, che io ho comprato quando è l'ultima, diciamo, produzione con i panno così rotondi, adesso sono diventati più piccoli e quadrati. Questa anche è una formula che mi piace tanto. So che, ecco, infatti volevo andare a vedere, alcuni di questi sfarinano un po'. Me l'avevano detto che col tempo era più facile che sfarinassero, però mi sembra che comunque performano abbastanza bene, quindi la teniamo, vabbè, ma non avevo dubbi. Poi, molto bella, vabbè, questa arrivata a Natale. Mamma mia, che meraviglia, che meraviglia. Questa è proprio, è talmente bella che mi mette in soggezione questa palette. Lightworks 5 I Am Palette di Danessa Myricks. È bellissima, è molto più bella dal vivo di quello che non si percepisca in video. Vediamo se riesco a farvi vedere senza accecarvi gli shift, ma secondo me non si colgono perché sono
troppo troppo belli e questa non va da nessuna parte. Molto bella la formula di Odensai. Questa è la collaborazione con Angelica Nyquist di 2 anni fa e arriva sempre dal decluttering di Claire e non va da nessuna parte. Le più controverse sono queste. Allora, Unearthly Fall Magic mi piaciucchia abbastanza. Devo provarla un po' meglio, però sicuramente non va da nessuna parte. Le due che mi sono piaciute di meno finora di formule di brand indipendenti sono Blend Bunny, questa ha avuto un incontro poco felice con mia figlia. Niente, è così. Non mi fanno impazzire i matte, anche se ne avevo sentito parlare molto bene, a me non fanno impazzire, sul mio occhio non performano benissimo. E anche qui ci sono tanti colori, molti più di quelli che mi aspettavo, che sono più neutro freddi. Io me li aspettavo più neutri, invece alcuni sono più neutro freddi, ma quello non sarebbe nemmeno un problema. È proprio che non mi fa impazzire la formula dei matte. Gli shimmer sono belli, mi piacciono abbastanza perché sono belli sottili e sulla mia palpebra lavorano molto bene, però in realtà quando li metto, visti così, sono abbastanza, a parte questi due che sono troppo simili per i miei gusti, cioè non si notano quasi, quasi per niente differenze tra i due dei 5 shimmer, che quindi non capisco perché sono stati scelti così. Ma devo dire che anche scusate, il rosa, poi quando lo metto sulla palpebra per me diventa troppo freddo, sembra quasi, quasi argentato sulla mia palpebra, quindi vabbè, è una cosa che non capisco, ma la delusione più grossa senza dubbio è stata la Samarian Sunset di Adept, una storia colori che così, a vederla così sembrerebbe proprio mia. In realtà qui c'è una formula che è davvero terribile, che è questa di questi shimmer più gelatinosi, che su di me non dura niente. Ho visto un video di Erika, adesso vi metto poi il link al suo nuovo canale, io la conosco insomma da Instagram e dal gruppo del disagio di Scarlett Diva Makeup di Giusy, però ha aperto recentemente un canale YouTube in cui fa all sorts of things con le palette, le mette, le fa diventare magnetiche, ripanna alcuni pezzi e una delle cose che ha fatto recentemente, ma non so se il video è già uscito, ma io lo so perché appunto dal canale Telegram di Giusy ce l'ha raccontato. Lei si è asciugata alcuni ombretti che per lei erano troppo cremosi e vorrei provare a fare la stessa cosa con questi di Adept. Aspetto che esca il suo video, magari sarà già uscito quando pubblicherò questo decluttering, però per asciugare queste cialde più gelatinose, perché magari così riescono a, diciamo, asciugando la parte più oleosa degli ombretti, riescono a durare un pochino di più. Comunque, siamo alla resa dei conti. Quante sono le palette grandi che ho in collezione? Mi devo andare assolutamente a lavare le mani, altrimenti le faccio diventare tutte arcobaleno. Comunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Erano 10 e sono aumentate ben di 9. Sono veramente molto contenta che di aver, come dire, risparmiato in altre categorie, soprattutto nel video scorso, che insomma sono diminuite tante categorie. Mi vado a lavare le mani e facciamo la chiusura del video vis-à-vis.
Qui. Allora, per ricapitolare, allora mi sono una specifica, mi sono accorta che l'anno scorso avevo contato questi di Glam Shop come singoli, quindi li ho rimessi come singoli quest'anno, che mi sembra più sensato in effetti, e quindi i singoli che ho sono 43 a fronte dei 58 che avevo l'anno scorso, e le palette grandi invece di essere 19, questa non conta più come palette grande, sono diventate 18, quindi comunque è un po' diminuito. Qui la situazione, però, insomma, non c'è da stare allegri. No, c'è da stare allegri perché mi danno tanta gioia tutte queste cose, però, di sicuro questa è stata la categoria più difficile per il mio inventario. Comunque, sono comunque abbastanza soddisfatta, devo dire, perché anche nelle categorie in cui le cose sono aumentate però consapevolmente, quindi va bene. Dovrò quest'anno necessariamente stare attenta con le palette. Ho deciso di darmi un tetto, credo che mi darò un tetto di massimo, forse 5 palette, da comprare nuove. Però vediamo se riesco a stare sotto, visto quante ne ho acquistate quest'anno, sicuramente è meglio. C'è da dire che per ora non mi tenta quasi nulla. L'unica cosa che mi tenta un po' è la palette Pretty Grange di Huda Beauty, che non è è una palette abbastanza grigio-nera, quindi non si direbbe essere adattissima a me, però devo dire che mi intriga abbastanza, la trovo molto elegante, e non ho mai provato la formula di Huda, quindi sarebbe una bella scoperta, però vediamo, non ho fretta, magari la prenderò quando ci saranno degli sconti più avanti, adesso vediamo. Ho delle formule di altri brand indipendenti da testare, in particolare Nomad vorrei testare, però voglio fare le cose con calma, tanto comunque abbiamo tante cose di cui tante formule nuove di cui parlare e tanti brand di cui andare alla scoperta, anche per la nostra rubrica, quindi non mi sento, come dire, in difficoltà con questo, ma insomma, diciamo che sono abbastanza soddisfatta, via, sono abbastanza soddisfatta. Quindi questo era tutto per il decluttering occhi. Fatemi sapere che cosa ne pensate. So di non essere stata particolarmente severa, però qualcosa ho tolto, quindi io sono abbastanza soddisfatta. Se avete provato qualcosa di questi brand, fatemelo sapere nei commenti. Se io vi sto simpatica, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like a questo video, e se vi va, ci vediamo alla prossima con il decluttering labbra.